benvenuti e bentornati sul mio canale. Primo video da sposata. Yeah! In realtà in tutto il video non sono sposata, sembra brutto dirlo, ma è così perché l'altra parte del video l'avevo già registrata tipo quest'inverno, però ho perso l'introduzione della mia fotocamera, quindi niente, vi faccio questa breve introduzione per dirvi di cosa parleremo oggi. E parleremo di questa agendina bellissima che mi arriva da AliExpress. È un'agendina in formato pocket che utilizzo appunto nella borsa per segnarmi tutti gli appuntamenti, e durante il matrimonio mi è stata veramente tanto utile. Per tutti quanti gli altri video sulla casa e sul matrimonio, penso che li farò a breve, appena riesco. Se nel frattempo volete vedere un home tour vecchio dei lavori in corso della casa, vi lascio qui altri video, così potete vedere e prepararvi a un nuovo home tour che farò, spero a breve, appena mi organizzo poco poco a casa perché sta ancora un pochino incasinata. Vi lascio la recensione di questa agendina e niente, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Allora, l'agenda mi è arrivata in questo pacchettino molto carino ed era super imballata, veramente benissimo, e in un altro pacchettino tipo quelli, tipo il pluriball, però fatto a busta, di quei pluriball nuovi, e quindi l'agenda mi è arrivata in condizioni ottimali. Non l'ho ancora aperta bene perché la volevo aprire con voi. Quindi, vediamo un po' cosa c'è. Ci sono questi gattini stupendi qui sulla scatolina, e l'agenda si presenta in questo modo. Quindi abbiamo appunto l'agendina qui, e poi questi ricambi che sono dei ricambi normalissimi a righe come queste qui, e la penna. Allora, vediamo subito. Questa l'ho pagata, se non mi sbaglio, sulle 10 euro. Ha la chiusura magnetica, vedete? Ok. E praticamente è semplicissima dentro, stupenda. Allora, questo non ci interessa, questo neanche ci interessa. Allora, è fatta di, penso sia finto cuoio, insomma sarà plastica, e abbiamo una taschina qui, un'altra taschina qui, i visori, almeno ce n'è solo uno, e quegli altri che abbiamo anche come le ricariche, è fatta di cartone ed è bellissima. Qui c'è il marchio Cagie, appunto, e c'è anche il loro sito. E allora c'è il logo appunto qui, e è una specie di tabellina fatta per scrivere non so cosa. Poi abbiamo questa incomprensibile scritta che tutti quanti giustamente capite che c'è scritto, e questa specie di non so, gallo, gallina, non ho idea, ditemi voi secondo voi che cos'è, perché secondo me non ha senso. È un gallo, una gallina? Non lo so. Poi abbiamo, vediamo che c'è, un'altra cosa che tutti quanti capiscono. Qui anche, giustamente. E poi parte l'agenda fatta appunto a righi. Poi abbiamo la parte di finale che non ha tasche, ma ha solo il cosino per portare la penna, per mettere la penna. Ovviamente è compresa nel pacchetto ed è questa qui. Vediamo subito di che colore è. È nera, però ragazzi scrive tipo gel, anzi penso proprio che sia gel, è bellissimo. Ed è tutta tipo opaca, quindi è bella, tipo sembra morbidosa, molto carina. Ok, quindi dovrebbe andare così. Credo, no, devo uscire così. Ok, sì, si chiude, bellissima. Poi abbiamo detto i ricambi, che sono questi qua. Questo è a righi, e questo forse sono tutti bianchi. Quindi ci potete disegnare, fare quello che volete. Niente, io la sistemerò, penso, i miei divisori dell'agendina piccola che ho fatto, che forse non vi ho fatto vedere. Fatemi sapere se vi interessa come ho organizzato questa agendina, il setup dell'agendina. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Dovete provare a usare Google Traduttore? Sì! Allora, qui ci dice che è un uomo che ha fatto irruzione nella tua vita solo per darci una lezione per Jay e poi si è allontanato. Vabbè, voglio vedere che c'è scritto anche. Magari c'è scritto sei scema e io so. Ce l'ho nell'agenda. Vediamo che c'è scritto alla prima pagina.
Mi dimentico della perdita di peso, immagino che il corpo di Jay e poi i panini magri facciano corno affamato. Sì. Quindi questo sarà Jay, credo. No ragazzi, queste cose mi fanno morire. Conosco la complessità della Showa nera del mondo, ma scelgo comunque di affrontare simili.